Filippo per Strada Quotidiana, intervista Nunzio Ferraro ed è su CGIL, sulla CGIL dell'IMAR. Oggi è stata una assemblea interna del stabilimento. Sì, abbiamo messo a conoscenza gli operai di un ultimo incontro fatto un mese fa più o meno alla provincia, dove abbiamo accordato, ci siamo messi d'accordo e abbiamo preso degli accordi con la provincia e l'azienda sulla cassa integrazione straordinaria, in quanto terminava quella ordinaria e abbiamo preso questo accordo dove per un anno e su questa praticamente avremo ogni 3 mesi un ulteriore riscontro sia con l'azienda che con la provincia per valutare l'andamento dell'azienda, se effettivamente ci sono state migliorie o insomma la cosa è venuta meno. È stato detto questo, è stato preso un accordo dove vincolavamo in maniera definitiva l'azienda a fare la rotazione tra gli operai, quindi in maniera tale da far rientrare un po' tutti, perché molti di noi, chi non entrava da 6 mesi, chi da un anno, chi da 15, da 16, insomma, periodi lunghi, e quindi insomma si è raggiunto questo accordo, dove inizialmente si era preso un accordo che l'azienda anticipava laddove era possibile con il TFR, perché lamentava il fatto che non aveva più soldi per pagare, e quindi questo è stato un accordo che siamo riusciti a prendere, insomma, perché non era possibile aspettare 5-6 mesi che l'INPS erogasse il primo assegno. Molti di noi non lavorano, non fanno niente, insomma 6 mesi, 5, quello che è, i periodi comunque sarebbe gravato parecchio sul bilancio familiare di ognuno di noi, e quindi si è trovato questo accordo dell'anticipo del TFR. E insomma è stato elencato tutto questo agli operai in questa riunione e niente, effettivamente l'azienda ha iniziato a fare dei piccoli passi di rotazione a partire dall'inizio di aprile, perché insomma la straordinaria partiva dai primi di aprile, al 4-5, e speriamo che mantiene questo ritmo e speriamo che le cose vanno meglio, ma almeno pare che qualcosina si stia muovendo adesso, speriamo che resti, la cosa vada sempre a migliorare. Sempre Stato Quotidiano, del VIP, intervista Michele Iacovello, film CISL del RSU, quindi del Bellimar, sempre in relazione all'assemblea sindacale che si è svolta stamattina all'interno dello stabilimento. Può farci un bilancio dopo, alla conclusione insomma, dell'assemblea? Sì, come già anticipato il collega Nunzio Ferraro, stamattina abbiamo un'assemblea dove abbiamo illustrato ai dipendenti l'accordo fatto in provincia qualche settimana fa. Niente, speriamo che l'andamento dell'azienda, ormai basato su 25 persone, invece noi siamo 54 a contratto, di cui 12 impiegati, di queste 54 persone attualmente lavorano meno male la metà, cioè l'azienda non ha commesse tale da far rientrare tutta la maestranza. Di conseguenza, con questa cassa integrazione straordinaria, speriamo che questo anno di cassa integrazione straordinaria le cose vadano meglio, insomma, riprenda un po' l'economia mondiale per farci rientrare tutti al lavoro. Insomma. Ipotizzare una chiusura delle aziende sarebbe troppo, lo stato attuale delle cose? Nessuno di noi vuole pronunciare questa parola, sarebbe, come dire, buttarsi la zappa sui piedi. Andiamo avanti e speriamo di non fare la fine di tante altre realtà qui nella zona industriale. Posso chiedere un commento personale, chi l'ha vissuto all'interno sul contratto della di Manfredonia? Questa era forse un'occasione che poteva arricchire di più il territorio, così non si è rilevato. Forse con maggiori controlli o dare soldi a persone effettivamente interessate al territorio sarebbe stato meglio. Forse questo non è stato fatto, perché se ci rendiamo conto le insegne scompaiono giorno dopo giorno. Voi naturalmente avete posto molto speranza sicuramente per l'avvenire, insomma, nel questo. Io personalmente sono 9 anni che lavoro a Lima, sono uno dei primi che è entrato, ma come me ne eravamo qui anche in periodi che eravamo una 80ina di dipendenti. 100 siamo arrivati. Quasi 100 dipendenti, adesso siamo, come dicevo prima, 54, di cui la maggior parte hanno mutui, famiglie a carico, e non è facile ipotizzare una chiusura con queste famiglie che rimangono per strada, insomma.
possiamo chiedere a lui la stessa domanda che ho fatto in relazione alla possibile chiusura della ditta e comunque sul giro contrattuale. Per la chiusura della ditta non abbiamo il potere di dire sì o no, e questa è una cosa che sa solo l'azienda, come quando lo farà, se lo farà. Speriamo di no, perché insomma i nostri carichi familiari, tra l'altro noi abbiamo messo su famiglia, ci siamo creati una famiglia con questa azienda, quindi l'azienda ci dette all'epoca la garanzia del posto fisso e noi in base a questa virtù siamo riusciti a costruire, diciamo, il nostro piccolo impero familiare, quindi chi su ha messo figli, mutui e quant'altro, insomma. Con la speranza che la IBA effettivamente avere una stabilità economica. Effettivamente il contratto d'aria a Mavredonia doveva essere la speranza un po' di tutti, tanto è vero che inizialmente ha fatto girare un po' più l'economia, ma adesso quello che si pensava che era all'inizio non lo è più. Effettivamente, se ci facciamo un giro per il contratto d'aria, patto d'aria di Manfredonia, ci rendiamo conto che c'è soltanto un cimitero di capannoni. In pratica per me il contratto d'aria sta dando gli ultimi colpi di coda, è un fallimento, perché ma si vede a pelle, a tatto, si respira, non c'è movimento. Forse maggiori durata di vincoli. Io ho sempre pensato che secondo me doveva avere più vincoli il contratto d'aria e doveva, i soldi dovevano essere largiti in più lunghi tempi, nel senso che non in 4 anni come è stato fatto, ma per i prossimi 10-15 anni, maniera tale maggiori garanzie, perché così facendo, una volta che un'azienda che magari non ha veramente interesse a stare qua, 4 anni di vincoli passano subito, ha fatto quello che doveva fare, insomma, e va via, insomma. Questo è stato secondo me l'errore. Poi è stata un'altra cosa importante, mancanza di controlli dagli organi preposti, non si sono visti mai. Un po' questi vincoli brevi, un po' sta mancanza di controlli. Organi preposti, parliamo dell'amministrazione? Ma tutti quelli responsabili del contratto d'aria, tutti responsabili del contratto d'aria, non conosco chi sono. Possiamo dire che non sono stati 1300 gli occupati, nonostante sia stata fatta sì, si prevedeva un'assunzione iniziale dal contratto d'aria di 5000 unità, poi in realtà scarse ce ne sono state 1000 durante a pieno regime, quindi già è partito come fallimento a pieno regime. Mi lascio immaginare adesso cosa è rimasto, insomma. E Filippo, sempre stato quotidiano, intervista Luciano Ciuffreda, è impiegato all'interno dell'IMA, che è operaio, e i due dipendenti a tempo determinato su complessivi 54 unità impiegate all'interno. Può raccontarci la sua storia? La mia storia parte a Manfredonia nel 99, ma lavorativamente parlando dal 96. Ho sempre fatto questo lavoro e sono praticamente oltre 10 anni che lavoro a Manfredonia all'interno del contratto d'aria in diverse aziende. Hanno sempre fallito praticamente le aziende dove lavoravo, hanno chiuso, qualcuno ha ridimensionato il personale, è fallita, è stata riacquistata da altri imprenditori. E questa era la mia ultima esperienza in questa zona, perché appunto a fine anno dovrei fuoriuscire se la situazione è migliore, perché è già sta tenendo oltre un anno di cassa integrazione straordinaria, quindi la mia fuoriuscita dall'azienda sarà automatica. E quindi, come diceva sia Michele, appunto, l'esperienza alla fine si ritrova fallimentare, perché comunque sia ho lavorato 10 anni, sì, abbiamo lavorato 5-6-10 anni, sì, ma alla fine non abbiamo. Perché di base sono state create delle illusioni, comunque, senza un futuro stabile. Ma io spero solo che sicuramente abbiamo acquistato grande professionalità. Gli impianti ci sono, se si riesce almeno a non far andare via gli impianti, le macchine, il cosiddetto capitale, scusami il termine atavico. Potrebbe anche uscire qualcosa di non tutto perso, ecco, almeno quello. Macchinari all'avanguardia. Esatto. Cioè, anche questa è un gioiellino di azienda, cioè veramente hanno macchine che non ce ne sono tante in Europa, non in Italia. Queste macchine potrebbero ritornare su a casa madre a Cattolica. Spero. Potrebbero essere. Come è successo in altri casi. Come in altre realtà, che ormai non sono più realtà. Quindi si spera meno quello. E nel futuro allora di un operaio del contratto d'aria, cosa può esserci? Forse l'immigrazione, sono stato emigrato già prima, forse. Tra l'altro sono in caso gli operai perché avanzano qualche stipendio e qualche il TFR, insomma, e adesso è diventata una rivendita di automobili.